Evento sicuramente bandito dal popolo vegano e vegetariano, l'estate 2022 consacra l'arrosticino più lungo del mondo con San Giovanni Teatino che brinda il record mondiale con tanta carne al fuoco. È un'iniziativa che strappa applausi e morsi nel risveglio delle papille gustative. 12 metri 80 centimetri di carne rigorosamente abruzzese, ovviamente di pecora, come vuole uno dei cibi simbolo della terra d'Abruzzo. Ceppo lungo 15 metri, 12 kg di peso, un tir per trasportarlo sul luogo di cottura. Da record ovviamente anche la canaletta con decine di volontari a salare e ben rosolare l'imponente rostella. La misurazione ufficiale non ha concesso scampo ai precedenti detentori del Guinness, che ora cambia palma da Civitella Casanova a San Giovanni Teatino per la gioia della Proloco che ha firmato l'iniziativa col patrocinio del comune. Arrosticini, roba nostra, col record che resta comunque nei confini tra Trigno e Tronto. Pino Costantini, uno degli organizzatori. Insieme a chi ha collaborato con me, Roberto di Spiedì, dell'azienda che ci fornisce i arrosticini, abbiamo pensato di fare qualcosa di bello, di caratteristico per l'Abruzzo, da far conoscere a tutto il mondo e quindi di questo mega spiedino. E fortunatamente siamo riusciti nell'impresa, 12 metri 80 di carne e 15 di ceppo, è stata una bella situazione anche di questa serata particolare. Però la cosa bella la voglio sottolineare, l'obiettivo della Proloco era quello di far stare insieme le persone dopo un periodo buio. E questo è quello che ci riempie più di orgoglio. Stiamo mettendo insieme tantissima gente che ride, che scherza, di tutte le fasce d'età, dai bambini di 6 anni ai nonni di 80, con la tombolata, con i giochi gonfiabili, con la gastronomia, con le ottime serate. Questo era l'obiettivo. E poi l'abbondante libagione che non ha dato scampo ai metri e metri di bontà col popolo in festa, suscitando chissà ora in quale posto d'Abruzzo ovvie invidie e soprattutto l'irresistibile tentazione di allungare l'arrosticino anche di qualche centimetro in più.